Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi andiamo a vedere questo iPhone X che non ne vuol sapere di uscire dalla modalità Recovery Mode. Abbiamo inserito il voltometro amperometro per capire a quanto sta ricaricando il telefono. Sta ricaricando a 332. Un accessorio carino abbiamo preso da poco. Disponibile sullo store 5G Mobile, lo si può acquistare tranquillamente sia in versione Apple, quindi con l'attacco Lightning, sia in versione Type-C. È comodo perché ho bisogno di andare a generare l'adattatore per poi metterlo. Questa è la versione Type-C, carino, si può usare. Allora, vediamo. Allora, abbiamo provato già a mettere il telefono, troviamo un cavo Lightning. Allora, inseriamo il cavo, viene riconosciuto dal PC. Passiamo un po' la musica perché sennò è troppo alta, quindi la mettiamo normale, eccola qua. Ok, quindi quello che andrò a fare io adesso è andare ad aprire TrueTools e cercare di uscire dalla modalità Recovery. Allora, inseriamo qui TrueTools. Ok, proviamo a fare Exit Recovery Mode e vediamo se il telefono se ne esce. Nada. Allora, anzi, si è proprio riavviato il telefono, quindi va a partire e poi onestamente si blocca. Quindi andiamo a provare a fare il flash. Ecco, ci dobbiamo scaricare il file. Intanto che scarichiamo, andiamo a fare una prova. Andiamo a togliere il display. Quindi qui sappiamo che sta in recovery mode. Quindi andiamo ad aprire il dispositivo. Tanto è una procedura abbastanza semplice, insomma. Non credo dovrebbe avere grandi problemi. Ok. Andiamo ad aprirlo il nostro tool. Credo che siamo i primi a vediamo. Ok, adesso ci serve una pigozza, questo farino qua già lo so di già. Si apre. Io credo che il problema principale di questo telefono sia il plex altoparlante. Magari il cliente abbia preso un po' di acqua e quindi gli stia dando questo tipo di problema. Eccolo qua. Abbiamo aperto come una cozza. Apriamo come le cozze. Ah, batteria originale. Facciamo un ingrandimento. Batteria originale. Non è stato mai, almeno credo che non sia stato mai aperto. Display sembra originale, ecco qui. Ok,
abbiamo una tacchetta che ci indica che il telefono è stato a contatto con liquidi. Quindi, molto probabilmente il problema è il dot. Quindi andiamo a togliere il flex, anzi andiamo a togliere le viti del supporto. Togliamo le viti del supporto. Credo che è un'operazione abbastanza semplice. Qui questa vita è un po' allentata. Non vorrebbe che abbiano messo già mani su questo terminale. E quindi l'operazione che stiamo andando a fare sia inutile. Allora, togliamo il supportino. Ok, cerchiamo di mettere le viti su un trovare un supporto degno di nota. Qui ci possiamo mettere le viti. Una, due. Sono dei supportini semplici. Si trovano al negozio dei cinesi. Ce n'erano, sì, è giusto. Più due, che sono queste qua. Una e. Ok. Per adesso lo appoggiamo qua. Allora, la prima cosa che vado a staccare, ovviamente, è la batteria. Andiamo a metterci un po' di Okay. Allora, andiamo a staccare il supporto per il flood e a riattaccare la batteria. Ok, andiamo a accendere il terminale e vedere se il terminale effettivamente ci parte. Scarico? Non ci vuole partire più? Dai, bello, dai. Dacci una mela. Non ci può partire più questo. Forse sarà scarico. Forse non è entrato bene il connettore. No? Non credo. Allora, mettiamo il nostro. Vediamo che succede. Ok, ci è partito. Vediamo se se ne va in recovery. Riattacchiamo il cavetto USB. E usciamo dalla modalità recovery. Vediamo qui, device exit. Vediamo che fa. Niente, va a partire, ma non ci parte. Va a partire, ma non ci parte. Quindi facciamo un'altra bellissima cosa. Andiamo a staccare di nuovo la batteria. Andiamo a staccare, diciamo, la parte del trio. Ok. Quindi
andiamo a staccare la parte del dot project, fotocamera frontale e fotocamera infrared. Vediamo se ci parte. Ok, andiamo su exit, sempre su Trevo Tools, facciamo exit recovery mode. Ci dovrebbe partire. Vediamo se parte. Niente, non parte lo stesso. Quindi anche con le telecamere staccate non ci parte. Facciamo un'altra prova. Facciamo un'altra prova, mettiamo qui il nostro microscopio. Ehi, qui hanno combinato casino però, guarda qua. A togliere questo. Qui c'è il flex leggermente piegato. Allora, stacchiamo la batteria e proviamo a staccare anche il flex del flex. Non è che sia dei migliori, insomma. Allora andiamo a riattaccare questo. Qui c'è ossido. Eh sì, un po' di ossido c'è. Qua vicino alle camere un po' di ossido c'è. Ma sto adesivo sta sul... Vabbè. Continuiamo. Allora, il tasto di accensione mi sa che non funziona. Mi sa tanto che il tasto di accensione non funziona. Quindi andiamo a staccare il tasto di accensione. Non vorrei che sia il colpevole. Che sta avvenendo strano. La cosa interessante è che questa gommina dovrebbe stare al di sotto, non al di sopra. Quindi qualcuno ci ha messo le manine. Guarda qui. Qui proprio si vede. Non è normale sta cosa. Oh, Apple ha fatto una castronata. Boh, mi sembra strano. Comunque. Andiamo ad accendere a mano. Vediamo che succede. Allora, rimettiamo la batteria. Ok. E proviamo ad accendere a mano. Allora, dovrebbe essere... Allora, vediamo un attimino. Non mi ricordo. Ricordo a tutti di iscriversi al canale se vi piacciono le mie dirette o i miei video e cliccare sulla campanellina. Un messaggio vi notificherà la presenza di nuovi video oppure se sono in diretta. Allora, ovviamente sottoscrivete e lasciate un bel like se vi piace il video. Allora, vediamo se lo portiamo al mano. Non mi ricordo qual è il pin, ma dovrebbe essere, se non sbaglio, il terzo o il primo, se non sbaglio, in basso. Allora, vediamo sullo Zillion qual è il piedino. Dovrebbe essere questo? No. Eccolo, sì, il primo. Lo faccio vedere anche a voi, così. Zillion. Eccolo qua, il piedino. Bisogna fare il ponte a massa e questo qui, questo qua, button power key. Ok, torniamo di nuovo al nostro telefonissimo e
Facciamolo partire a mano. Non vorrei che sia un'operazione così semplice. Andare primo dovrebbe essere questo. Questo qua. Non accende? Non accende. Allora facciamo così, mettiamo un attimo il flex. Mettiamo il flex, ci mettiamo il cavetto come se volessimo ricaricare. Ok. È passato a 900 mAh. Il telefono sta partendo. Quindi non vorrei che fosse proprio il tasto di accensione. Ecco, è partito il ripristino pure. Quindi significa che il cliente ha fatto un ripristino con iTunes o con TrueTools, non lo so che tipo di ripristino lui abbia fatto. Però rimane il fatto che il telefono così è partito. Quindi molto probabilmente c'era solo il tastino che vuole sostituito. Un guasto di merda. Allora, che è successo qua? Ah, è ripartito il telefono. E questo ha cancellato tutti i dati, però. Il problema quindi stava sul tasto. Stava sul tasto il problema. Ok, dovrebbe collegarsi alla rete. Ci abbiamo una rete. La password non è corretta. Oh, scemo di merda. Ci siamo, stiamo andando. Vediamo se c'è l'iCloud. Mettiamo qui che c'è l'iCloud, facciamo avanti. Vediamo se c'è l'iCloud.
Dai, su, attivati, sì, c'è l'iCloud. Eh sì, c'è l'iCloud. Usa il codice dispositivo. No, si è tirato via il nastro. Bastardo. Bastardo. Qui c'è da inserire il codice del dispositivo. iPhone bloccato dal proprietario. Ok. Ok. No, si è tirato via il nastro. Che bastardo. Ok, ci abbiamo il codice. Ci abbiamo il codice. Lo inserisco un attimo. Codice non corretto. Come li metto? Come non è corretto? Vabbè, quindi da quello che ho capito c'è un problema sul tastino. Vediamo se ricarica correttamente comunque. Anche se adesso sta... a 380 mAh. Allora, per me la lavorazione è finita. Andrà cambiato poi il tastino di accensione oppure solamente incastrato male. Quindi è un'operazione che abbiamo finito subito, insomma, oggi. Un po' insolito come questo. Succedono, succedono, però un po' insolito. Vorrei salutare il nostro amico 5G Mobile, Emanuele. Questo è il suo sito internet. Diciamo che vende dall'accessorio semplice, dal piccolo giravita, insomma, per le operazioni di apertura e chiusura dei telefoni. In più ci vende anche schede madri, display, per chi ha GBC i ricambi, quindi le stazioni saldanti, punte, eccetera eccetera. Un buon fornitore, i prezzi sono quelli giusti, insomma. I ricambi che vende, parlo di C, sono di qualità, quindi non ho nessun tipo di problema a tra virgolette a montarli. Vado sul sicuro, insomma. Vi faccio vedere qualcosa, iPhone, che so, iPhone 12, vediamo che ricambi c'è per l'iPhone 12. C'è il display, c'è le cover, c'è i dock, batterie, quindi ce n'ha di tutti i tipi di ricambi. È abbastanza fornito, quello che posso dire io, e mi trovo bene, persona Emanuele, persona 100% top, e quindi niente, torniamo a noi. Allora, qui è il telefono, sta bene, non c'è nessun tipo di problema. Proviamo a fare una cosa, proviamo a inserire il cavetto del tastino. Magari era solamente inserito male, ma mi sembra un po' strano. Vediamo un po'. Mi sembra molto strano. Vediamo, nulla. Vediamo se ci va il tastino. No, non ci va proprio il tastino. E se proviamo invece ad accenderlo, che succede? Proviamo ad accenderlo. Sempre con il nostro cavetto di ricarica disponibile sempre sul sito 5G Mobile. È carino, è un bellino. C'è il display, c'ha la tensione, qui i vari assorbimenti in potenza. Non si vede molto bene, ve lo faccio vedere dal microscopio, sì. Così. Vedete che carino. E guarda qua. Resistenza, quanto c'ha, quindi se questo sta in corto, tra virgolette, qualcosa qui dovrebbe uscire. La potenza è fatto veramente bene, è simpatico perché non è come gli altri che bisogna mettere l'USB, è già tutto bello e pronto, inserisci e buonanotte, hai finito.
Quindi è carino. Qui il telefono, come avevamo detto prima, è passato in modalità recovery. Perché? Perché abbiamo attaccato il tasto. Quindi il guasto di questo telefono è semplicemente un tastino di M. Togliamo di nuovo il... Allora, stacchiamo la batteria. Togliamo il tastino. Rimettiamo la batteria, ovviamente molto probabilmente sarà entrato dell'ossido e quindi andrà fatta la pulizia sul tastino. Mettiamo il circuitino di ricarica e dovrebbe partire. Eccolo qua, è partito, non dovrebbe andare in recovery. Non dovrebbe andare, dovrebbe partire con la scritta allo. Poi magari ci faremo dare dal cliente il codice per entrare. Vediamo se parte, vediamo se parte. Sì, quindi quello che è il problema è proprio il tastino. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Mettete un like se vi piacciono questi video e iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina. Sarete avvertiti che un nuovo video è online. Io vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima!